Buonasera. Buonasera. Siete qui per lavoro? Sì, siamo avvocati. Bel mestiere del cazzo il vostro. Rete, Inter in vantaggio. Sì, come dice? Certo, Inter merda. Ah, ma adesso col derby gli facciamo un mazzo così, eh. Li voglio vedere piangere quei poveretti. Belle soddisfazioni. Pensa che oggi il mio collega si è buttato dalla finestra. Questo ruolo meraviglioso che interpreto in questo film, che si chiama, come potete vedere, Studio Illegale, e dunque mi hanno consigliato di leggere il libro, ho letto il libro, mi era piaciuto, poi mi hanno detto che stavano lavorando al soggetto, alla sceneggiatura, e mi sembrava un mondo così bello visto da fuori, così anche molto ambito, e poi invece visto da dentro, come si leggeva appunto nel libro, che è scritto da un avvocato ovviamente, e in qualche modo, come dire, smontava tutta questa patina meravigliosa, e alla fine era, tutto questo mondo era sostenuto un po' da molta anche miseria umana, no? Di persone che non mangiano delle insalate, che non riescono nemmeno a prendere perché c'è la forchetta di plastica che si rompe, dormono sotto la scrivania, insomma, quindi quel mondo stupendo come sempre è fatto poi da degli schiavi all'interno. Non puoi pretendere che sia anche entusiasta tutto qua. Lo vedi? Lo vedi come sei? Cerchi sempre un motivo per non farle. Le cose. Andrea, quando sei arrivato qui 5 anni fa eri un leone. E invece adesso ti stai spegnendo. E che non hai più voglia di combattere. Non hai più quello sguardo da tigre. Ma non ero un leone. Io nel 2002 mi sono laureato. Ho cominciato la pratica, sono diventato avvocato. E a un certo punto, dopo 5 anni di lavoro, mi sono accorto che non avevo mai scelto quella cosa lì. Ti ci sei trovato a seconda delle circostanze della vita. Per cui dall'oggi al domani mi sono licenziato e lì è venuta l'idea di aprire un blog per raccontare qualcosa che non era tanto una cosa da spiegare nelle sue motivazioni, era proprio da raccontare. Non ti voglio dire che il cliente è cattivo, ti racconto com'è una telefonata con un cliente. E lì è cambiato tutto, il blog ha cominciato ad avere un certo successo, è arrivato un libro, un romanzo che ha avuto altrettanto successo e improvvisamente addirittura al cinema. E scopri che è esattamente quello che ti diceva John Lennon, che la vita è quello che ti capita quando sei occupato a fare altre cose, altri piani. I'm leaving the scene unless you're engaged. Il film è una sintesi violenta che si fa rispetto a un libro. Un libro, il tempo è infinito, le pagine sono tante, invece il film è alla scadenza delle ore 40, per cui sicuramente qualcosa ci saremmo persi. Spero che però di aver riportato quello che era un po' l'atmosfera che c'era nel libro, che era un'atmosfera molto sofisticata, con dei toni leggeri, ma meno più lontani da quello che è la commedia italiana, quasi dei toni anglosassoni. Io dico, oddio, l'ho detto quando l'ho letto, mi sembrava un po' più vicino al mondo di Woody Allen. Certo, è molto ambizioso dirlo, però ho sentito un po' queste atmosfere nel libro. Beh, voglio dire, tu puoi essere anche gentile e carino, ma la francese comunque rimane rigida, cioè è come se ci avesse sempre un palo nel culo. Eccoci qua. Le presento Emily Schumann, che rappresenta la controparte. Piccolo. Questa me la devi trombare prima della conclusione delle trattative. Dai, che ti faccio socio. Mi chiedevo se avessi degli impegni per la serata. Ma comunque stai tranquillo. Tranquillo un cazzo. È stato tutto naturale, come se ci conoscessimo da sempre. Ti sei innamorato? Che sei diventato un patetico ridicolo sentimentale. No! C'è tanto cinismo e poi c'è un in amore vince chi inganna. Allora, c'è tanto cinismo nel senso che no, è un adeguarsi a un sistema lavoro ormai, dove tu se vai in un posto di lavoro e sei educato sei considerato uno debole, no? Invece se sei un cafone sei considerato uno che ha le palle, che ha coraggio. Quella è una cosa veramente devastante, e quindi uno si adegua, e in amore vince chi inganna, secondo me sì, anche chi inganna magari, cioè secondo me ci vuole sempre un po' di inganno, no? Quando uno dice per esempio ti amerò per sempre, o sposiamoci, saremo insieme per sempre finché morte non ci separi, ovviamente uno sta accettando un inganno, perché è evidente che è una bufala quella parola, no? E quindi, però se non ci credi in quel momento è bello crederci, quindi è bello ingannarsi o non più che ingannare l'altro. All'interno di quel contesto nasce una storia d'amore, per cui sai, lì è difficile capire chi prevale, no? Il lavoro, il successo o l'amore. Quello è un po' il punto interrogativo del film.
ho trovato questa ragazza così dolce, buffa, poi si innamora del così dolce Nocella, no? Nicola Nocella. E ho provato subito una grande simpatia, una grande tenerezza per questa ragazza. Poi mi sono trovata benissimo con Umberto proprio perché mi ha fatto sentire che anche se il mio ruolo aveva 5 scene, comunque mi ha fatto fare un bel lavoro, mi ha creato un bel personaggio ed io mi sentivo protagonista di quei momenti. Stai dicendo che io sarei uscita con te per chiudere il contratto? Io mi fido di te. La trattativa la concluderemo a Dubai. Adesso puoi anche fregarmi. Veramente sei tu che stai fregando me, però. Due parole su Zoe. È una donna, un'attrice bravissima, è anche poi molto simpatica, mi sono trovato molto bene, ha studiato tanto perché lei non parla italiano, quindi sul set non si poteva improvvisare quando recitavo con lei, perché sull'ultima mia parola attaccavo al suo dialogo, però è stata una bellissima esperienza. Insomma, poi siamo rimasti amici, quando vado a Parigi la vedo, la sento, forse apriremo un bar insieme. Non so. Le clair de lune de Debussy, j'adore. Io adoro come dici Debussy. Tanti auguri e ciao ragazzi, buon Natale a voi di Televisionette. Buon Natale! Va bene, dai, questa la tagliamo. Dai. No, la tieni, Natale, guarda che figo, ce l'hai già avuta.